Io non sono mai solo. Quando sto seduto nella casa vuota, su una poltrona dolcemente assestata per accogliere il mio vecchio corpo ormai sformato, se non ho un buon libro da leggere, guardo i miei quadri e chiacchiero con loro, o meglio loro, chiacchierano con me. Cosimo II aprì gli occhi, con un certo stupore constatò che la gotta che per tutta la notte e anche quella mattina gli aveva tormentato la mano destra ed era poi scesa anche al piede, sembrava svanita del tutto. Il riposo di un'ora dopo il pranzo era stato salutare. Allungò la mano ancora gonfia, ma non dolente, e afferrò il campanello di bronzo scuotendolo piano. Il paggio di servizio, che stava mezzo appisolato ai piedi del letto, balzò su esclamando: «Vostra Altezza Serenissima, comanda!» «Apri le tende e poi vai a chiamare il mio gentiluomo di camera, cavalier Domenico Montaguti». Il paggio si affrettò ad ubbidire. Dopo un momento si udì bussare alla porta e il Montaguti si affacciò sulla soglia. «Avanti, avanti, Montaguti», lo invitò Cosimo. «Sempre agli ordini di vostra Altezza», rispose il gentiluomo di camera. «Godo a vedere che vostra Altezza ha una buona cera ed ha riposato bene. L'olio della lampada di Santa Maria di Trapani, con il quale la mia signora madre ha voluto farmi cospargere il capo, mi ha giovato assai più di tutte le cure del buon dottor Guido Guidi, del Mecauti e della Giunti. Anche l'ultima febbre, la cenere calda, come dice il Guidi, sembra tutto passato. Perciò, mio caro Montaguti, voglio un poco svagarmi e dimenticare del tutto i miei malanni. Me ne felicito con vostra Altezza, son queste nuove che riempono il cuore di gioia a me, umilissimo servitore della maestà vostra, a tutta la corte e alla città intera. Cosa desidera il mio padrone? Devo chiamare i musici? No, no, niente musici oggi. Chiamatemi mio buon Montaguti, maestro Giacomo Callò e maestro Filippo Angeli, e dite al primo di portare carta e penna, e al secondo quel piccolo rame ovale dove la scorsa settimana aveva appena cominciato a dipingere, quando dovette interrompersi e dar spazio ai medici a causa del mio improvviso trabocco di catarro. Voglio che oggi stesso qui in camera finisca sotto i miei occhi quella pittura. Sarà fatto, e arretrando verso la porta il Montaguti si inchinò più volte ripetendo: sarà fatto secondo il desiderio di vostra Altezza Serenissima. Uscito il Montaguti, Cosimo II si tirò un poco su nel letto, poggiando la schiena ai cuscini e volse lo sguardo alla finestra, fissando il pallido cielo invernale. Era il 13 gennaio del 1620. La fine del 1619 era stata per il Granduca tormentosa. Non solo la gotta l'aveva afflitto, ma spesso era sopravvenuta una grana di corpo, che lo aveva per più giorni indebolito, tanto che la vigilia di Natale si era trovato sfinito e assai aggravato per la febbre e i dolori. Poi con l'anno nuovo c'era stato un qualche miglioramento ed ora a Cosimo era tornata la speranza, ma in lui del tutto spenta, di una guarigione completa o quasi. Nel suo intimo devoto alla Santa Chiesa e costante come era nelle pratiche religiose, il Granduca era convinto che molto del suo migliorare fosse dovuto al fatto di avere ripetutamente bevuto il liquore di San Nicolò e di essere stato cosparso in tutto il corpo con l'olio miracoloso della lampada di Santa Maria di Trapani. Perciò stava pensando fra sé e sé di fare una limosina specialissima ai servi di Maria della Santissima Annunziata, poiché era stato il loro priore Don Nicolò Acciaioli a consigliargli quelle cure miracolose. Il volto pallido e scavo, gli occhi cerchiati di ombre violette, il labbro inferiore pendulo e quasi privo di colorito, il superiore seminascosto dai baffi, ora non più così elegantemente arricciato sotto il gran naso ricurvo e ossuto, Cosimo mostra nell'aspetto gli effetti devastanti del male che annidato profondamente nei suoi polmoni e negli intestini ulcerati lentamente lo consumava. Aveva 30 anni il Granduca, ma in lui non vi era traccia della forza giovanile proprio di quell'età. Il suo petto scavato e le spalle incurvate erano i segni sconfortanti della devastazione che la tisi aveva provocato in un fisico che avrebbe dovuto essere nel pieno splendore della virilità. Eppure, nel suo animo, Cosimo serbava la speranza e quasi la certezza della guarigione, e appena superate le crisi dolorose della malattia, il suo spirito ritrovava forza e allegria, sorretto da una devozione cieca e infantile e da una fiducia illimitata nel potere della sacra reliquia, delle quali madre e moglie facevano ovunque incetta e lo circondavano.
Questo povero principe, da anni tormentato dal male, senza alcuna concreta capacità politica, anzi politicamente inesistente, se non per qualche ingenuo sogno, come quello di dar vita ad un'antistorica crociata col fine di liberare e trasferire a Firenze, nel cappellone di famiglia presso San Lorenzo, niente meno che il Santo Sepolcro di Cristo. Questo bigotto e scarsamente coltivato signore di Firenze aveva però ereditato dalla sua illustre famiglia il dono, caratteristico di tutti i medici, di comprendere e amare le opere d'arte. Più sensibile del padre Ferdinando, aveva capito la novità del linguaggio caravaggesco, rimesso in onore la testa di Medusa dipinta dal Merisi, acquistato le scene di genere del Manfredi, ricercate le opere delle Scheimer e dei paesaggisti nordici, ed ora godeva, nelle rare pause concessegli dalla malattia, a vedere lavorare sotto gli occhi e nella sua stessa camera da letto Jacques Callot e Filippo Napoletano. E secondo gli ordini dati a Montaguti, furono proprio questi due artisti che di lì a poco vennero introdotti, ciascuno con i propri attrezzi di lavoro, alla presenza del Granduca. Cosimo, mentre i due si inchinavano rispettosamente, fece loro cenno di avvicinarsi al letto e li salutò cordialmente. «Avanti, avanti, amici miei, uno di qua e l'altro di là dal mio giaciglio di pena. Venite, accomodatevi. Montate i vostri cavalletti e allievate la mia forzata inedia con i miracoli. Maestro Filippo, avete portato il rametto ovale dove avete cominciato a dipingere una marinella?» Filippo Napoletano si inchinò. «Come vostra altezza serenissima ha comandato. Bene, bene, allora iniziate pure la pittura. Io, con gran piacere, vi guarderò lavorare.» Mentre il pittore disponeva il rame sul cavalletto rivolto in modo tale che il principe potesse vederlo dal letto, e scusandosi se perciò era costretto a rivolgergli in parte le spalle, Cosimo II si rivolse a Callomastro Giacomo, disse: «Vorrei che oggi voi disegnaste per me qualcosa di molto speciale.» Il francese annuì: «Sempre agli ordini della maestà vostra, cosa desidera esattamente il mio padrone?» «Dovete sapere», rispose Cosimo, «che ho avuto la fortuna di entrare in possesso della più preziosa delle reliquie, il Santissimo Perpuzio di Nostro Signore Gesù Cristo. È stato l'ammiraglio Montauto ad avere notizie lo scorso anno, mentre conduceva le galee toscane contro le navi corsare barbaresche, che un giudeo, convertito, era entrato fortunosamente in possesso a Rodi di questa reliquia, sottratta 2 secoli or sono al patriarcato di Antiochia. E così, rintracciato non senza fatica, il fortunato possessore, grazie alla sollecitudine di mia madre Cristina di Lorena e di mia moglie la granduchessa Maria Maddalena, con non poca spesa siamo riusciti ad ottenere che il preziosissimo Perpuzio, entrato in nostro devoto possesso entro la fine di gennaio, fosse trasferito a Roma, ove è stato attentamente esaminato dal cardinale prefetto della congregazione dei riti e delle reliquie, e dove ne è stata certificata da quell'insigne consesso la piena autenticità. Ora il prezioso brandello del Santissimo Corpo Terreno di Nostro Signore Gesù Cristo è per giungere a Firenze, ed io vorrei, Mastro Giacomo, che voi mi disegnaste un reliquiario adeguato a un tan bel soggetto di devozione. Dovete prevedervi molte pietre preziose incastonate, e oro argente, una base con agate e malachiti, e una cella in cristallo di rocca ove giacerà visibile e ben protetto il Santissimo Perpuzio. Fate il disegno ricco e spiritoso, come soltanto sapete, e i maestri dell'opificio dal vostro modello realizzeranno l'opera. Sono ansioso di vedere una vostra prima idea, e vi prego di accennarla, secondo la vostra fantasia, qui e ora, su uno dei fogli che avete recato nella vostra cartella. «Padron mio», rispose Calò, «io sarei ben felice di accontentarvi, ma mi permetto di fare presente all'altezza vostra che io non ho la minima idea di come si presenti il divino prepuzio, né so come esattamente un prepuzio sia, essendo uso degli infedeli giudei e musulmani circoncidere i loro fanciulli, cosa che noi credenti nella vera fede non facciamo e non vogliamo che si faccia, e perciò dico, come progettare il contenitore se si ignora il contenuto? Voi stesso, altezza serenissima, avete detto che la preziosissima reliquia è per arrivare a Firenze, e allora consentite, padron mio, che io ritardi di eseguire l'ordine vostro sinché non ne avrò presa visione. Il che fatto, vi prometto di mettermi all'opera con tutto lo zero, l'obbedienza e le modeste forze del più peregrino ingegno.» Cosimo parve persuaso dalle parole di Calò.
Fece cenno di sì col capo e poi chiese: «E allora, cosa farete oggi per il diletto dei miei occhi?» «Ecco», rispose il francese, «se Vostra Altezza è d'accordo, vorrei cominciare ad accennare alcune figure di una grande composizione a stampa che ho in mente da qualche tempo. Si tratta della fiera che ogni anno, il 18 ottobre, per la festa di San Luca si tiene sullo spazio grande, di fronte al santuario della Santissima Vergine dell'Impruneta. Vi concorrono, come sapete, gente di ogni genere, gentiluomini, villani, donne, fanciulle, cantastorie, giocolieri, ladri, devoti, mercanti di 100 mercanzie con bancarelle, tende e frasche di tutte sorti di animali da vendere, bestie vaccine, cavalli, somari, grandi manzi da tiro, pecore, capre, ogni genere di uccelli da richiamo per la caccia e pollame, coniglio, maiali da sabbio e da porcile. E inoltre, il santuario con l'alta torre svettante, vedersi uscire la processione che con devozione grandissima espone al popolo il miracoloso simulacro della Santissima Vergine, dipinto da San Luca. Io vi fui lo scorso ottobre e rimasi colpito di tanta verità e moltitudine, e ora vorrei riprodurre su una lastra di rame incerata e poi incisa all'acquaforte, punto per punto, tutto quanto vidi a dedicare questo lavoro, ove appariranno mille più figure all'altezza vostra serenissima». «Una gran bella invenzione, Mastro Giacomo», disse il Granduca, «e se non sbaglio il qui presente Filippo vi sia cimentato illustrando come io stesso 2 o 3 anni fa intervegni a quella fiera con la Granduchessa e molti gentiluomini e gentildonne della mia corte. Ricordo che su di un palco improvvisato erano diritti in piedi 2 ciarlatani e uno, mostrando un serpente avvolto ad un braccio, incitava la folla ad acquistare un filtro distillato con il veleno del rettile, reso innocuo grazie a una sua formula segreta e capace, diceva, di curare flussioni, lombaggine, la sterilità delle donne e la debolezza degli uomini. E l'altro mostrava un ferro di cavallo, a sentir lui miracoloso, perché perduto dalla cavalcatura di San Martino, mentre il santo porgeva il mantello al povero. Se applicato su di un arto dolente o anche rotto e comunque offeso, aveva il potere all'istante di risanarlo». La gente stava lì e si beveva a bocca aperta quanto i due andavano dichiarando, ma io, udito quanto il blasfemo ciarlatano diceva del ferro di cavallo di San Martino, lo feci subito prendere e tirar giù dal palco da 2 lanzi della mia guardia. In un cesto che il malandrino aveva ai piedi si trovavano più di 20 ferri di cavallo ammucchiati. Allora, avendo fatto condurre in mia presenza e mostratogli tutto quel ferrame, così l'apostrofai: «O quanti zoccoli aveva il cavallo di San Martino! Era esso un cavallo o 1000 piedi? Tu imbrogli il prossimo e offendi il nome di un grande santo, e io ti condanno alla pubblica gogna». E detto e fatto, poiché da un lato della piazza era alzata una forca, lo fece incapprettare con delle corde e sospendere per il culo alla forca e per 30 volte issare e calare, mentre la folla attorno lo sbeffeggiava e rideva. Mentre il Granduca parlava, Calò aveva intriso la penna nel calamaio e tracciato rapido uno schizzo sul foglio. Quando Cosimo tacque, gli mostrò quanto aveva fatto. Davanti a una grande quercia aveva tracciato il piano del palco con sopra 2 figure. Una mostrava la folla appena accennata un serpente vivo tenendolo ben alto avvolto al braccio destro. Un'altra teneva a mano un ferro di cavallo e imboniva con larghi gesti villani. Il Granduca vide il disegno ed esclamò stupito: «Proprio così, così erano i due. Come avete fatto a ricavarlo dalle mie sole parole?» «Maestà», rispose Calò, «li ho visti anch'io lo scorso ottobre. La lezione che deste al ciarlatano non è bastata a dissuaderlo dal ripetere la sua truffa, né a educare i villani a non prestare fede agli imbroglioni». Il Granduca sorrise. «Così, maestro Giacomo, potete capire quanto sia difficile governare il paese. Se anche l'evidenza della colpa e la giusta punizione non bastano, non dico a redimere, che sarebbe troppo sperare, ma nemmeno a scoraggiare un poco i malandrini». Mentre Cosimo parlava con Calò, Filippo Napoletano era andato ben avanti con la sua marinella. In primo piano era un breve tratto di costa terrosa con 2 radi cespugli. Vi era attraccato uno sciabecco a 2 alberi con i grandi pennoni trasversali e spogli di vele. Una tenda proteggeva lo scafo dal sole. Nello specchio d'acqua di fronte era ancorata una galera, disarmata degli alberi, anch'essa coperta di tende. Più lontane il braccio di mare e la linea della costa mostravano a naviglia la fonda o navicazione.
per lo più piccoli bastimenti da pesca, tartane o trabaccoli da piccoli cabotaggio. Ma l'elemento più interessante del quadro era quello che caratterizzava la costa rocciosa in secondo piano. Da una rupe tagliata a picco, investita dalla luce, si distaccava una sorta di grande arco naturale di roccia e sulla spalla esterna di quello, verso il mare, si ergeva una torre rossa, una di quelle torri di avvistamento che tutelavano le nostre coste dagli attacchi dei razziatori barbareschi. Cosimo osservò il piccolo quadro. «Avete lavorato in fretta e bene, Mastro Filippo», disse, «ma simili pittoresche forme rocciose si vedono di rado sulle sponde della nostra Toscana». Filippo sorrise. «Avete ragione, Altezza, esse sono invece frequenti nel sud dell'Italia. Ricordo, quando ero poco più che un fanciullo e abitavo a Napoli, che con il mio maestro Carlo Sellitto, il signor l'abbia in gloria, grande pittore di figure e di contrasti luminosi, mi disse, Filippo, tu dici di voler dipingere paesaggi dalla maniera di fiamminghi, ma ricorda, più che ispirarti ai pittori, abbeverati direttamente al seno fecondo della grande madre natura. Qui in città paesaggi ne vedrai ben pochi, perciò ho deciso domani di portarti con me a Sorrento. Devo prendere accordi per una pala dell'altare nella chiesa di San Francesco». E così fece. E fu allora che io vidi straordinarie rocce, precipizi sul mare come più di quelle che qui ho dipinto, e recatomi proprio sulla punta della penisola sorrentina, di là, da un breve braccio di mare, scorsi le coste meravigliose e i grandi fraglioni dell'isola di Capri. In queste mie piccole fantasie è il ricordo di quei paesaggi e di quel sole, quanto all'arco naturale, giù al sud ve ne sono scavati dalla forza del mare, sebbene forse più piccoli di quelli che ha qui dipinto, ma in Toscana io uno ne conosco ancora più grande, non però sul mare, bensì sull'Alpi di Luni, lì dove mi sono recato una volta a visitare le cave di marmo. Quel grande arco è chiamato là Monteforato e il suo ricordo mi ha suggerito l'invenzione qui dipinta. Già disse Cosimo, voi di pittore guardate, vedete, ricordate, ciò che per noi è un'immagine fugace, per voi è qualcosa che rimane nel serbatoio segreto della fantasia e al momento opportuno riaffiora. Filippo sorrise, forse è proprio così come vostra altezza acutamente dice. Il granduca sentì, poi aggiunse, dite un po' Filippo, ma non vi pare che sul primo piano, in quel lembo di terra, starebbero bene alcune figurine? Io, ma non potei continuare. All'improvviso parve soffocare, il volto si fece cianotico, il petto sembrò gonfiarsi in uno sforzo disperato e poi, di colpo, la tosse esplose dalla bocca del principe e sgorgò un catarro bruno macchiato di sangue rossastro. Cosimo tentò un breve respiro e poi di nuovo fu preso da un accesso tremendo di tosse e vomitò sul lenzuolo candido un fiotto purpureo. Poi ricadde, e sangue, pallido, coperto di gelido sudore, sui cuscini abbandonandosi come morto. I due artisti balzarono in piedi e corsero a chiedere aiuto. Il Montaguti era smontato, ma un altro gentiluomo di camera era di guardia, subito fuori dalla porta. Accorse, vide il principe semisvenuto col respiro affannoso. «Via, via, voi due, prendete le vostre cose e sparite», disse i due frastornati artisti. Essi si affrettarono ad ubbidire. Cosimo, con gli occhi chiusi, non li vide uscire. Il gentiluomo corse a fare chiamare il medico. Il giorno dopo Filippo Napoletano seppe che il granduca si era ripreso. Allora cavò il piccolo rame dalla mensola dove l'aveva riposato e prese i pennelli e aggiunse tre figurine in primo piano. E un poco dietro, quasi in ombra, un'altra figuretta con il copricapo di lana rossa dei pescatori napoletani, intenta ad afferrare una cima che pendeva dalla prua dello sciabecco.